Benvenuti in un nuovo video. Oggi trattiamo un tema che non ho mai affrontato sul mio canale, ma a cui tengo tantissimo e che non credevo potesse suscitare tutto questo interesse. Non l'ho mai trattato in modo diretto, ma sicuramente se mi seguite un po' su Instagram, un po' qua sul canale, avete un'idea di quale sia il mio rapporto coi soldi. È un tema abbastanza delicato e che spero di trattare nel modo giusto. Come sempre con i miei video, io voglio semplicemente raccontarvi la mia esperienza, dirvi quello che faccio io, che ho fatto io, e in qualche modo magari motivarvi, ispirarvi o anche solo far nascere un sano confronto, perché sono qui sempre pronta a imparare e a ricevere i vostri saggi consigli. Quello che farò è seguire una scaletta che mi sono messa giù, perché penso siano alla fine i punti importanti per affrontare il tema. Inoltre ho fatto un box domande su Instagram per chiedervi ulteriori dubbi in merito e mi avete inondata di domande, quindi spero che seguendo la mia scaletta in qualche modo riuscirò a rispondere quasi a tutte. Se rimarranno fuori delle domande e se comunque l'argomento vi interessa particolarmente, voi fatemelo sapere nei commenti, perché possiamo fare un secondo video più dettagliato che entra nello specifico, anche perché è un tema vastissimo e penso che non riuscirò a affrontarlo come vorrei, ma ci proviamo, iniziamo comunque. Voi mettetevi comodi, scaldatevi qualcosa di caldo e questo video può cominciare. Non posso non affrontare questo argomento, o meglio, raccontarvi come vivo oggi il tema soldi, se prima non vi parlo un minimo di come sono stata educata, quindi del valore che ho imparato a dare ai soldi grazie all'educazione che ho ricevuto dai miei genitori. Sono nata figlia unica e sono stata figlia unica fino agli 8 anni. Nonostante questo, sono cresciuta in una famiglia che ha sempre dato un valore ai soldi, forse a volte un po' troppo. Mi spiego. Sono sempre stata quella bambina che si è dovuta guadagnare quello che voleva. Non mi venivano fatti regali a caso, gli unici a viziarmi possiamo dire erano i nonni, e i nonni stessi venivano sgridati dai miei genitori quando mi facevano un regalo. Io forse un pochino la vivevo male questa cosa da bimba, soffrivo tantissimo nel vedere magari delle mie compagne di classe che potevano chiedere una Barbie e riceverla così. Io devo chiederla a Babbo Natale. Faccio un esempio banalissimo. Ero una bambina molto creativa, adoravo tutto ciò che riguardasse la cartoleria, quindi per me ricevere una scatola di matite carandage o comunque matite colorate, magari acquarellabili ancora meglio, era il regalo più grande che potessi ricevere, ma io le dovevo chiedere a Babbo Natale e il massimo che potevo ottenere era la scatola tipo da 24, forse da 36 una volta. Mentre, mi ricordo benissimo, avevo la compagna di banco che usciva da scuola un giovedì pomeriggio con la mamma, entrava in cartoleria e usciva con la scatola da 80 matite. Ecco, questo non è mai successo a me, e non solo nei riguardi degli oggetti ma anche del cibo. Tutto ciò che per mia mamma perlomeno non era indispensabile poteva essere evitato, quindi quando io facevo una richiesta mi veniva risposto che quella cosa non era necessaria, non serviva e quindi si poteva evitare. E io sono cresciuta così. Sono molto contenta di ciò, perché questo mi ha permesso di dare un valore vero ai soldi e di capire, di imparare più che altro a distinguere quando una cosa davvero serve, possiamo dire, e non serve. Questo però ha anche degli svantaggi e di questo ne parlerò quando vi spiegherò come è cambiato il mio rapporto coi soldi da quando sto con Luca. Andiamo in ordine. Sono cresciuta così. Chi se ne importa, ero una bambina felice, avevo comunque tutto quello che una bambina può desiderare. In adolescenza ovviamente ho cominciato ad avere dei desideri e ho capito che per permettermi quello che volevo, che potevano essere sia oggetti materiali, quindi banalmente c'è il momento in cui vuoi fare shopping e comprarti vestiti o uscire a mangiare con le amiche dopo scuola a pranzo o iniziare a fare delle vacanze con gli amici, ho capito che dovevo guadagnarmi quei soldi e quindi ho iniziato a lavorare. E per questo ho fatto un video in realtà che vi linko, molto vecchio ma ancora valido, in cui vi racconto tutti i lavoretti che ho fatto da quando appunto ho iniziato, forse a 13-14 anni, a fare babysitter, che era vabbè la cosa più facile, però poi oltre a quello ho fatto davvero tante piccole cosine che mi hanno permesso di iniziare ad avere i miei primi guadagni. E questo secondo me è fondamentale, perché avere dei soldi guadagnati, quindi comunque con la fatica, non regalati, non i soldi che ti dà il nonno a Natale, dà soddisfazione prima di tutto e ti permette di iniziare a dare ancora più valore ai soldi. E io
io cosa ho fatto con questi soldi? Ho iniziato ad accumularli, a risparmiare. Probabilmente un po' nel mio carattere c'era questa cosa, un po' veniva dall'educazione. Non ho mai risparmiato con lo scopo, l'obiettivo di comprarmi qualcosa di specifico. Semplicemente io risparmiavo con l'idea che era sempre meglio avere soldi da parte per qualsiasi imprevisto o evenienza o anche desiderio. E infatti, quando ho iniziato a viaggiare da sola, le prime vacanze con gli amici, l'estate o comunque anche i primi viaggi un po' fuori Italia o fuori Europa, sapevo di poterlo fare perché avevo quei soldi che i miei genitori non mi avrebbero mai dato, ma che avevo e che nella mia ottica potevo spendere come volevo. In realtà anche lì erano i miei soldi, ma tante volte i miei genitori mi hanno fatto notare che magari avrei dovuto risparmiarli o non spenderli per certe cose, e anche questa un po' l'ho sofferta come cosa. Però bene o male sono riuscita a concedermi abbastanza viaggi, possiamo dire, perché poi è quello che mi viene in mente. Magari partivo e sapevo che lì potevo comprarmi la cosina, mangiare fuori senza troppi pensieri. I pensieri c'erano perché di base ho sempre avuto il senso di colpa di dire forse questi soldi potrei evitare di spenderli, però tante volte sono anche riuscita a chiudere un occhio. Mi ricordo in particolare il mio viaggio a New York, ero già più grandicella perché andavo già all'università, ma lì ho speso davvero tanto ed è stata la prima volta in cui ho deciso di non badare a quanto stavo spendendo, perché tanto me la potevo cavare, cioè non è che tornavo povera, e è andata benissimo, ma era proprio la prima volta che mi impegnavo a fare questa cosa. Sono cresciuta e ho risparmiato mettendo comunque da parte tanti soldi. Questo sicuramente anche perché non ho mai avuto dei vizi o delle cose che mi facevano spendere, tipo le serate fuori con gli amici o lo shopping compulsivo, e questo sicuramente mi ha permesso di mettere da parte dei soldi. Arriva nella mia vita Luca, che è il mio attuale compagno da quando appunto ho 18 anni. Arriva e ovviamente ognuno vive ancora con i propri genitori, ma lui inizia ad avere una grossa influenza su di me. Lui, come me, ha sempre saputo dare un valore ai soldi. È sempre stato un grande risparmiatore, i suoi amici l'hanno sempre definito tirchio. La verità è che lui è sempre stato molto bravo a capire quando valeva la pena per lui di spendere dei soldi. Lui mi ha sempre fatto l'esempio: se quella stessa cosa io la posso avere a un prezzo inferiore, perché non scegliere quella col prezzo inferiore? Quando magari molte persone per comodità tendono a scegliere la cosa più comoda, non la cosa più conveniente. E questa è una mentalità che nella lunga premia sicuramente. Nello stesso tempo però Luca è sempre stato uno molto generoso con gli altri, per cui se si tratta di fare un regalo non bada a spese, come dire. Se invece deve scegliere per lui, magari qualche domanda prima se la fa. Ma un'altra cosa che lui mi ha insegnato, e per cui io sono grata, perché è una cosa che mi ha aiutato tantissimo a uscire un po' da quella mentalità troppo severa e rigida con cui sono cresciuta, è che se una cosa la desideri e vale la pena per te averla, a prescindere dal suo costo, te la puoi permettere. Ovviamente nel limite di ciò che ti puoi permettere. Non andrebbe mai a spendere soldi che non ha per qualcosa di troppo grande. Ecco, lui mi ha sempre insegnato che se quella cosa in quel momento io la desidero, una cosa che mi può arricchire, mi può fare bene, devo scegliere di concedermela. E questa cosa faccio ancora tanta fatica, ma lui me l'ha insegnata, me la sta inculcando, e io lo ringrazio per questo, perché ho imparato a vivere un po' più serenamente. Altrimenti veramente io vivrei sentendomi in colpa per ogni spesa che faccio, che vuol dire esco e mi prendo un cappuccino e il mio cervello dice: ecco, quel cappuccino te lo potevi fare a casa spendendo un quinto. Esci e ti fai l'aperitivo, ecco, potevi evitarlo perché è una cosa che non è così necessaria, potevi farla a casa o potevi non farla proprio. In vacanza vai e dici: però forse avremmo potuto trovare un posto più economico. Tutto così non si vive più, cioè non è vita. I soldi possiamo dire che sono fatti per essere spesi, soprattutto quando li spendi con la testa. Ma tornando a noi, cosa è successo? Ci siamo messi insieme quando avevamo, penso, 25 anni. Siamo andati a vivere insieme e qui metto le mani avanti, siamo stati tanto fortunati perché in quel momento si liberava un appartamento a Milano dei miei genitori, che era sempre stato affittato, e abbiamo avuto la possibilità di andarci a vivere. E ai tempi Luca lavorava, o meglio faceva il dottorato, anche qui faccio numeri perché è una cosa che si sa, la borsa da dottorando sono 1.300 euro. Io facevo ancora medicina, ma ai tempi facevo anche un lavoretto maggiordomo che mi permetteva di guadagnare comunque qualcosina, mi pare 400 euro al mese. Per di più, quando sono stata licenziata, ho percepito per un po' di mesi la disoccupazione, quindi avevamo anche una piccola entrata dalla mia parte. Siamo andati a vivere insieme, dividevamo tutto equamente, come? Con un conto comune. Lì è stato lui a proporre di
fare un conto comune, ognuno poi manteneva il suo conto e su questo conto comune versavamo ogni mese dei soldi in proporzione, lui di più, forse il doppio se non il triplo in più di me, perché ovviamente guadagnava di più. E poi però con quel conto comune affrontavamo tutte le spese e lì abbiamo subito capito che non eravamo fatti per dividere le cose in modo preciso, nel senso che se lui doveva uscire con i suoi amici lo faceva senza badare a quanto spendeva quella sera e di conseguenza io non dovevo spendere lo stesso se uscivo con una mia amica. Io dovevo fare un regalo a un'amica, lo facevo usando quei soldi, dovevo comprarmi qualcosa, lo facevo usando quei soldi. Questa cosa è stata così da subito e ci ha aiutato tanto a capire che tutto ciò che è mio era suo, tutto ciò che era suo era mio e che c'era rispetto, ma perché c'era fiducia. Io non mi sarei mai approfittata dei suoi soldi per comprarmi cose che non mi sarei comprata con i miei. Abbiamo vissuto in quella casa per 3 annetti finché abbiamo deciso di comprare casa. La casa dove vivo adesso l'abbiamo comprata grazie all'aiuto dei nostri genitori, perché si sa che vivere a Milano è costoso. Noi in realtà abbiamo fortunatamente trovato questa casa in un momento molto favorevole, sia per quanto riguarda il mutuo che tutti i tassi, lavori, bonus e cose varie. Ma sicuramente senza l'aiuto dei nostri genitori non ce l'avremmo fatta. I nostri genitori ci hanno dato una quota pari, tutto il resto l'abbiamo affrontato noi, i lavori li abbiamo affrontati noi e il mutuo ce lo paghiamo noi, così come varie spese che ci sono state. Questo perché? Perché io avevo da parte quei soldi, non tantissimi, ma un po' ne avevo da parte. Luca ne aveva da parte un po' di più perché i suoi genitori da quando è nato avevano messo da parte dei soldi per lui. E qua ci torniamo perché mi avete fatto questa domanda per Edo. Sì, Luca, essendo cresciuto in una famiglia che da quando è nato lui e sua sorella ha sempre messo ogni mese da parte dei soldi da sbloccare ai 18 anni, vuole fare ovviamente lo stesso con Edo. Ci siamo già informati, per ora no, perché non abbiamo ancora trovato la cosa più congeniale per farlo, ma l'idea è di farlo perché dà tanta sicurezza a noi. Come dire, non costa nulla mettere da parte una piccola quota ogni mese, ma fa la differenza quando poi avrà 18 anni e sapremo che qualsiasi cosa succederà lui potrà permettersi di studiare o comunque di avere dei soldi. Chiuso questa parentesi, tornando a noi, facendo il mutuo siamo stati obbligati ad aprire un conto comune. Questo conto comune si aggiungeva al conto comune che avevamo già e ai conti di ognuno. E lì Luca mi ha detto: ma non ha senso avere tutti questi conti, perché comunque costa avere dei conti, basta, chiudiamoli tutti e teniamo un unico conto su cui ci facciamo arrivare gli stipendi, con cui facciamo tutto, paghiamo il mutuo, le spese, tutto. E così è stato, io mi sono fidata ciecamente di lui. So che per molti sarà folle questa mia affermazione, ma io sono sicura che saremo insieme per sempre, che non succederà mai, io mi fido di lui, lui si fida di me e di sicuro andrà tutto bene e non ho motivi per cui possa temere il contrario e anzi lascio a lui amministrare anche le mie spese. Questo perché io non sono bravissima a farlo, infatti sono qui a fare questo video ma io un sacco di cose non le so perché le fa lui, le gestisce lui e glielo lascio fare perché è molto bravo, perché gli piace, perché mi fido. Quindi cosa succede? Che iniziamo a pagare il mutuo di questa casa, anche qui mi avete chiesto, qualche numero ve lo posso fare, il mutuo che paghiamo è di 811 euro più le spese che sono molto alte, quindi arriviamo più o meno a 1000 euro al mese tra mutuo e spese che noi riusciamo a pagare con i nostri due stipendi in modo molto sereno, perché lui da dottorando che era è stato poi assunto e lavora a tutti gli effetti come assunto in un ospedale, come diciamo chimico, adesso non entriamo nei dettagli, mentre io sono una specializzanda, anche qui mi avete chiesto quanto guadagno, gli specializzandi in tutta Italia guadagnano la stessa identica cifra, qualsiasi specialità loro facciano, che è circa 1.600 i primi 2 anni, diventa poi 1.700 gli ultimi 2-3 anni, ma dovete tenere conto che di questi 1.700 io ho circa 2.000 euro di tasse all'anno all'università, quindi alla fine possiamo dire che sono 1.400-1.500 al mese. Mi avete anche chiesto quanti soldi al mese riusciamo a mettere da parte, se è una quota fissa, se dipende, se in base alle spese cambiamo il mese dopo. No, nulla di tutto ciò. Quello che però vi posso dire che facciamo assolutamente e che secondo me fa la differenza è tenere traccia in modo molto preciso delle spese. Anche qui mi avete chiesto come si fa a fare senza ossessionarsi. Allora, metto le mani avanti, lo fa Luca. Perché? Perché gli piace farlo, è proprio una cosa che gli viene naturale da quando viviamo insieme, all'inizio forse più per curiosità, poi è diventato uno strumento a tutti gli effetti utile e che usiamo a tutti gli effetti.
aspetti. Si è creato un Excel, all'inizio era un semplice Excel, piano piano è cresciuto, dico sempre che è il suo bambino, ha aggiunto categorie, grafici, robe allucinanti, io vorrei troppo farvelo vedere perché è veramente un'opera d'arte, ma lui non vuole, ci riproverò, magari lo convinciamo e ci facciamo un video. In ogni caso in questo Excel lui inserisce le nostre spese quotidiane. Ovviamente c'è una parte di spese fisse, che sono sempre quelle, il mutuo, tasse, cose varie, le entrate che sono fisse, le entrate variabili e le spese extra, e poi è tutto diviso per categorie, quindi la spesa intesa proprio del supermercato è divisa per tipi di supermercato. Per dire, il gelato, noi possiamo dirvi in un anno quanti soldi spendiamo in gelato o in caffè o in qualsiasi altra cosa. C'è la categoria sanità, la categoria vacanze, la categoria mobilità, quindi lì dentro ci rientrava il mio abbonamento del treno, che era una spesa fissa che ora da quando sono in maternità non c'è più, l'abbonamento dei mezzi, la benzina del motorino, le assicurazioni del motorino, il bollo della macchina, tutte queste cose qui rientrano lì dentro. Anche qui mi avete chiesto, lo dico qui anche se non c'entra, se i nostri genitori ci pagano ancora qualcuna di queste cose. No, non pagano più nulla, magari all'inizio un pochino sì, quando eravamo andati a vivere insieme mio babbo mi pagava l'assicurazione del motorino, i genitori di Luca comunque ci facevano dei, non dei prestiti, ma contribuivano ad aiutarci in cose che loro volevano, poi noi eravamo prima a non volere ma loro volevano. Ci hanno regalato, per dire, il condizionatore, ci hanno fatto altri regali per la casa, però sono più visti come regali, non aiuti del tipo ti do una parte del mutuo perché da solo non ce la fai. Poi crescendo ovviamente abbiamo iniziato a pagarci tutto da soli, ad esempio la donna delle pulizie, che a un certo punto abbiamo voluto, è la stessa che va a casa di Luca da quando lui è nato e ha il contratto con i suoi genitori, semplicemente abbiamo aggiunto 3 ore che fa da noi a quel contratto e noi ogni lunedì mandiamo i soldi ai genitori di Luca per pagarla. Assolutamente vogliamo essere autonomi, è Luca che ha insistito tanto, perché in realtà vi dirò, io all'inizio accettavo questi aiuti dei genitori ma lui voleva l'indipendenza e penso sia giusto così. Siamo arrivati a non dover più chiedere niente. Mi avete chiesto quanto costa avere un figlio, se l'avevamo calcolato, se c'è un modo di prevederlo, cose del genere. Allora vi dirò, col fatto che l'Excel di Luca contiene qualsiasi categoria, ci è venuta l'idea di inserire la categoria Edo, ma ci pareva brutto perché non volevamo sottolineare le spese per lui, perché era come dire guarda quanto ci costi, quando non è affatto così. Oltre al fatto che tante spese sono comuni, quando inizierà a mangiare non è che possiamo differenziare il suo cibo dal nostro. Magari adesso sarebbe stato interessante tener traccia delle spese per i pannolini, per i prodotti della farmacia, ma abbiamo deciso di continuare a inserirli nelle categorie generali, quindi salute, spesa e cose varie. Poi magari quando inizierà ad andare al nido ovviamente ci sarà la quota per il nido che sarà fissa e altre quote del genere, però non vi so dire quanto costa avere un figlio, ma vi so dire che grazie a questo Excel Luca ha sempre potuto avere un'idea molto chiara dell'andamento delle nostre finanze, che significa quanto entrava ogni mese, quanto usciva, perché alla fine tu puoi vedere ogni mese e hai comunque delle medie e ti accorgi che alla fine spendi sempre uguale. L'altro giorno mi mandava lo screenshot, perché faceva troppo ridere questa cosa, me la doveva far vedere, che gli ultimi 3 mesi noi abbiamo speso per la spesa al supermercato la stessa cifra, cioè un mese era 300, il mese dopo era 308, il mese dopo era 302. Per dirvi che senza volerlo alla fine noi siamo molto molto costanti nelle nostre spese, non ci sono mai dei picchi, o se ci sono si mettono a parte. Abbiamo avuto la spesa della libreria su misura, che è stata una grossa spesa, per non sballare tutto è andata a parte, poi non chiedetemi come, lui sa nel suo Excel come si fa. Ma tornando all'utilità di questo Excel, è che tu puoi prevedere, è stato molto utile avere l'andamento degli ultimi anni, perché comunque questo Excel è stato compilato da che siamo andati a convivere ad oggi in modo costante e ti permette, tramite appunto vari grafici e medie, di vedere l'andamento di tutto e quindi di prevedere ad esempio fra 8 mesi quanti soldi avremo da parte. E questo è stato molto utile quando siamo venuti qui a vivere, per capire un po' cosa ci potevamo permettere e anche magari in vista delle vacanze capire quest'estate quanti soldi avremo da impiegare in questa cosa. Quindi tornando alla domanda, come si fa a fare senza che diventi un'ossessione? Non lo so, perché ripeto, lo fa lui, ma com'è che lo fa? Semplicemente, può sembrare una cosa da maniaci, ma vi giuro che per noi non lo è, cioè mi viene super naturale farlo ormai, anche se tutti ci prendono ancora in giro. È stato creare un gruppo su WhatsApp in cui ci siamo solo noi due, in cui ogni volta che uno dei due spende qualcosa
lo scrive, o meglio, lo scrivo io sempre perché lui è a lavoro o comunque ogni sera apre il computer e in 3 secondi aggiunge le spese. Lui le scrive se se le dimentica, ma altrimenti lui appena le fa le mette. E in questo modo è sempre aggiornato, cioè il trucco è farlo ogni giorno, un po' come le agende, le to-do. Se lo fai ogni giorno a fine giornata, sei sicuro che lo farai, non devi accumulartelo, altrimenti diventa da matti conservare gli scontrini e farlo alla fine. In questo modo tu hai traccia delle tue spese. Questo è un po' il nostro metodo. Mi avete anche chiesto se noi investiamo, risparmiamo in qualche modo. Allora, Luca ci pensa spesso all'investimento. Per me tutto ciò è arabo, quindi non entro nei dettagli. Quello che però posso dirvi che facciamo è tenere un borsellino di risparmi su Satispay. Noi usiamo tantissimo l'app di Satispay per pagare e per tenere a parte i soldi. Ogni settimana dai nostri 2 conti Satispay ci toglie dei soldi che mette da parte e che noi destiniamo alle vacanze. Poi non è vero, perché vanno lì ed è semplicemente bello vederli crescere e sapere che, ah, che bello, quest'estate ci possiamo fare una super vacanza perché abbiamo da parte un botto di soldi, anche se poi sono sempre quelli i soldi. Però questo è molto interessante perché abbiamo scoperto che se superi una cifra di accumulo su Satispay tu hai il cashback di 10 centesimi su ogni cosa che fai. Quindi noi paghiamo tutto con Satispay perché ogni cosa che paghiamo abbiamo un cashback di 10 centesimi, che direte che sarà mai, ma su un cappuccino da 1,70 euro non fa schifo avere 10 centesimi di cashback. E quindi non abbiamo, come dire, mai risparmiato dei soldi per un obiettivo, cioè non è che diciamo quei soldi li devo mettere da parte per fare quella cosa, ma semplicemente grazie a questo Excel noi possiamo un pochino avere un'idea di quelle che saranno le nostre spese. Ho parlato tantissimo, mi devo dare una calmata, devo arrivare al sodo, ma al sodo ci siamo già arrivati. Volevo dire l'ultima cosa che riguarda appunto la mia concezione nuova dei soldi da quanto sto con Luca. Grazie a Luca ho imparato a dare un valore ulteriore ai soldi e a essere un po' più generosa con me stessa e a concedermi cose che un tempo forse non mi sarei mai concessa. E soprattutto l'ho fatto, ho iniziato a farlo e mi sono accorta che effettivamente non cambia niente. Poi non sono qui per darvi consigli su come risparmiare perché non sono capace. Quello che però posso dirvi è che sicuramente fare scelte sagge quotidianamente ci permette di essere premiati alla lunga. Quello che però posso dire con certezza è che sicuramente si arriva a una sicurezza economica nel momento in cui si impara a dare valore ai soldi. Vorrei dire ancora tantissime cose, ma sento di star perdendo un po' il filo. Quello che però posso dire come conclusione, però ripeto, se vi interessa l'argomento ditemelo perché approfondiamo, è che alla lunga il fatto di risparmiare e di avere una vita tranquilla, definiamola così, premia. Sicuramente sono arrivata alla mia indipendenza economica grazie al fatto che non ho mai speso eccessivamente in cose futili o comunque non ho mai avuto vizi per cui spendevo tanti soldi. Questo è ciò che mi ha permesso di risparmiare. Io non è che mi impegno a risparmiare, semplicemente non spendo dei soldi perché non sono abituata a farlo e di conseguenza risparmio. Non ho mai risparmiato con un obiettivo, ma risparmiare mi ha sicuramente sempre dato una sicurezza e tranquillità ed è ciò che oggi mi permette di fare le cose in modo agiato, sereno e tranquillo. Deriva dal mio carattere, deriva dalla mia educazione, non lo so. So che per me e per Luca è così e ci viene facile. Per questo ho imparato che non conta fare la differenza sui centesimi, sulle piccole cose. Un tempo avrei ragionato quella cosa costa meno di questa, quindi prendo quella. Adesso ragiono, questa cosa mi piace di più, quindi prendo questa. Ovviamente sempre nel limite di spese abbordabili. Bisogna sempre avere il buon senso e il cervello. Spero di essermi fatta capire. È un argomento veramente troppo vasto, mannaggia, però sono qui felice di affrontarlo, se può essere d'aiuto e di motivazione per qualcuno. Vi aspetto nei commenti, lasciate un like e noi ci vediamo nel prossimo video.